La notizia della separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno viene riportata dalla stampa internazionale. Dalla Francia al Regno Unito, dalla Germania alla Spagna, la fine della relazione tra la presidente del Consiglio italiana e il suo compagno trova spazio nelle testate principali che riferiscono dei commenti sessisti registrati dai fuori onda di Striscia la Notizia. Il primo ministro italiano Giorgia Meloni si separa dal partner dopo i suoi commenti sessisti, titola The Guardian, che aggiunge: il giornalista televisivo Andrea Giambruno è stato ripreso mentre faceva commenti allusivi nei confronti di una collega. Stesso risalto per il francese Le Figaro, che riporta il testo delle dichiarazioni scabrose registrate a sua insaputa a margine della trasmissione che conduce sul canale privato Rete 4 di Giambruno. In Spagna la notizia è riportata da El País. Giorgia Meloni annuncia la rottura con il padre di sua figlia, il presentatore Andrea Giambruno. E nell'occhiello torna il riferimento al compagno della premier registrato mentre faceva commenti sessisti a una collega di lavoro. El Mundo, invece, sceglie una frase di Giambruno intercettata dagli audio televisivi per titolare: in Germania Süddeutsche Zeitung lancia la notizia scegliendo di virgolettare il passaggio in cui Meloni ha rivelato che erano divisi da tempo, mentre Frankfurter Allgemeine Zeitung ha titolato: Giorgia Meloni e il suo partner si sono separati, con una foto della premier da sola. L'agenzia di stampa britannica Reuters, che nel suo sito riferisce della rottura dopo i commenti sessisti in TV, aggiunge che la decisione arriva mentre la premier 46enne celebra il suo primo anno in carica a capo di un governo di coalizione di destra che ha difeso la famiglia tradizionale come uno dei suoi tratti distintivi politici. Anche The Times of India riprende la notizia, ricordando nell'articolo anche le polemiche di qualche settimana fa dopo che Giambruno, commentando la notizia di uno stupro di gruppo, aveva detto: se non ti ubriachi, il lupo lo è.